Benvenuti in questo nuovo video di Among Us. Torniamo a giocare, ma lo facciamo nella mappa Airship, che praticamente si è dimenticato chiunque nel mondo. E lo facciamo in un modo particolare che ci avete consigliato da Discord. Ovvero dovremo giocare come gentleman. Quindi dovremo costantemente parlare come parlerebbe un gentleman. E se non lo facciamo, gli altri sono autorizzati a votare per buttarci fuori e farci Ok. fuori appunto durante il video. Siamo tutti vestiti belli e eleganti, Ci siamo a parte preparati. la parte di sopra che non è così tanto elegante. Buon divertimento a tutti. Grazie, Sarà la ringrazio. da qui in poi si entra nel personaggio. Arrivederla. Io non so minimamente parlare da gentleman, Ma dobbiamo farlo neanch'io. ovviamente solo durante il discussion Eh beh, time. certo, altrimenti è troppo complicato, ma non si avvia Non neanche la abbiamo partita, mai aspetta. giocato Airship io e te. Davvero? No, mai giocato Airship. Non mi ricordo qual è la mappa, quella che ci È siamo dimenticati tutti che esiste. quella nave presente, quella Sì. volante. Cos'è Kitchen Engine Questa Room Main Brig, Hall? Main Hall. Time Remaining 5. Cos'è sta cosa, cara? Io ne ho cliccata una a caso. Ah, bisogna Sì, cliccare? devi Oh, cliccare. a dove parti? Vabbè, No, io ho non so scelto. dove sono, mo. Cos'è? Raga, però Dove devo io. andare? Cioè, un attimino volevo farmi almeno una task per abituarmi. Io sto Sono in facendo le mie bagno. task. Da qua? Io non ho mai giocato questa cosa. Ma abbiamo un tot di tempo, Eh no? sì. Non lo vedo. Nelle Aiuto. task, 70 Ah, secondi. cavolo. E Aiuto, 7, raga, non so 5, 5, dove 9, 9. andare. Ah, qui ecco. Ah, perché deve essere fatto anche l'altro, come l'altra 5, mappa? 7, 7, 9, 2, ci sei? Vai! Fatto. Abbiamo Ok, ridotto io e te, abbiamo sì. salvato la nave. Era come l'altro, Sì, capito? ma infatti dai, se ci ragioni un po' alla fine ci arrivi, al Che senso. casino, porca miseria. Aiuto, io non ci capisco nulla, sinceramente. Ok, allora. Zero. Ok, almeno che hanno salvato dal mettere il codice. Gentlemen, cordiali saluti. Cordiali Allora, saluti. Cordiali Cordiali saluti. saluti a tutti quanti voi. Io Ordunque. ho da porre dei quesiti a Caprotto, che è un'incredibile persona. Mi Io dica, mi illumini. credo di aver visto lei uscire da una vending, ma Da una vending? da, però rimango nella mia facoltà di aver poter visto Cos'è codesta male, però. vending? Una Da vent? vent, scusatemi, non da Ok, vending. lei è un gentleman Io sbadato. durante la mia permanenza ho avuto il piacere di avvistare Sir Salad e Sir Sì, Mark. tutto vero. Vorrei solo comunicare che mi ero perso perché questa mappa è incomprensibile Confermo. È alla esageratamente mia persona. spaziosa. Posso solo che essere d'accordo con l'Esser, Sì, Salad. indubbiamente. Scusate Ero un se il mio attimo gentilimat è preso. troppo grande. Chiedo No. perdono, Venia. Ma ho da porre dei quesiti a questo punto a Stefo Mi 2317, dica. Stefano. Due ore e Lei. mezzo, mi dica. Oh, sono Dove 9 si trovava? secondi, Io mi Sir trovavo Mark. dove c'erano delle statuette assieme alla signora Fere, Madame. Posso confermare Salterò il tutto? voto. Anch'io Ci siamo saltato. perduti In negli realtà effetti. abbiamo Perché perso tempo perché siamo troppo la lenti mia come mente non è gentleman. riuscita a elaborare nulla. Ah, ma ogni volta Dovevo scegliamo? andare Chicken, cioè Kitchen, altro che Chicken. Stefano, non ci sta a capire nulla se si parla così Neanch'io. perché si allungano troppo i discorsi e si perde il Ma senso, infatti è un quindi. casino, Però è Esatto. bello, mi Sì, piace. no, è Io sono divertente. ritornato alla stanza degli AK. Ti è Anch'io. capitata la stanza degli AK? No, È dovevo bellissima. fare un uploading, È ma non ho pieno zeppo di visto. armi. Sono belline però le task, devo dire che ogni Sì. volta le hanno variate bene nelle Però è mappe. veramente confusionaria come mappa. Abbiamo fatto bene a non farla mai. È solo che oggi, comunque, secondo Era me, un'occasione è a speciale. tema. È a tema. Allora. Mi sa venire l'ansia. Vediamo se è morto qualcuno. È passato troppo tempo. Abbiamo Ah! perduto insalata. Un'altra vittima Ah. è caduta. Un'altra vittima. Ma Oh! lei, Sir Steph, ha cliccato solo per poter disquisire con tutti Controllare. noi? No, era passato cordialmente troppo tempo dalla nostra ultima chiacchierata e volevo capire se qualcuno era passato a miglior vita, in quanto tutti 85enni che parliamo come gentleman. Come E può notare, Sir purtroppo posso Steph è notare capitato. che la persona che mangiava tutti i giorni l'insalata è stata la prima comunque a perire. Aggiungo delle informazioni a me giunte. Sì, ci illumini. Emergenza. E ho visto il buon De Marche e la buona Fere lavorare per tale emergenza. Mentre Caprotto non identificato. Lei sta commettendo un grandissimo errore. Io sto solo Semplicemente non parlando. avevo capito.
che le porte si potessero aprire con la testa. Aprire. Lasciate perdere, neanch'io. Lasciamo perdere la difficoltà delle tasche. In effetti, ragazzi, vorrei comunque dire che questa mappa è veramente un problema con questa sfida, però. Sono d'accordo. Siete dei barbagianni. Oh, è arrivato il nutellino. Mandatelo a guardare One Piece. Fere? Codesto tradimento? Attenzione. Così? Veronica. Aia. Madame. Mi sento colpita nel profondo. Comunque è troppo complicata questa mappa. Vero? In una maniera troppo eccessiva. Anche se, infatti, secondo me è per quello che poi non la gioca mai nessuno, capito? Mm. È proprio quello che stavo pensando. Cioè, memorizzarti questo sono 3 anni di vita. Ah, che incubo. Io non so come andare dall'altra parte senza l'ascensorino. L'ho fatto tutto il giro. Così. Fai schifo. Sound resume. Ah, lei è stato un traditore. Poi? Ha ucciso la sua consorte. Non so di cosa parla. E l'eredità adesso è tutta mia. E grigio Sergio. Compresi i miei amati gatti. Cari gentili uomini, posso umilmente chiedere di cambiare mappa? Grazie. Assolutamente sì, grazie. Perché non riesco a muovermi. Sono dell'idea che il mio compagno qui abbia totalmente ragione. Questa mappa mi accodo a questa scelta. Penso sia davvero una porcheria. Mi sembra un voto da gentleman unico e unificato. Un'anima. Grazie, non mi veniva. Una sola però. Cordiale. Un'anima. Un'anima. Dobbiamo uscire allora. Abbiamo abbandonato. Io ci ho provato a mettere per una volta la mappa Airship, ma ragazzi è veramente... No, infatti non bruttina. Mai giocato, era troppo dispersiva. Troppo. È veramente facile farlo impostore. Sì, cioè, ero in una passeggiata di omicidi, perché veramente è troppo easy. Parlare da gentleman invece è un casino. Non ho abbastanza vocabolario per farlo bene. No. Mi sono reso conto. Ma faccio la tessera per strike. Pam! Anche a me quando capita una delle gioie più grandi della vita. Allora. Buonasera. Buonasera. O buongiorno. Caprotto. Ho avuto l'immenso dispiacere di trovare un corpo privo di vita. Di nuovo il signor Marci. Siamo tutti con il nostro primo tè caldo. Deve dare il buongiorno, Caprotto. Quindi buongiorno a tutti quanti. Dove Sir giaceva? Posso domandarvi? No, un attimo. Una domanda più importante. Posso domandarvi a che aroma state bevendo il vostro tè caldo oggi? Mandarino e melagrana. Vaniglia e cioccolato. Avete degli ottimi gusti. In qualunque caso, una persona è morta tra di noi e sarebbe meglio dobbiamo non più sorseggiare del tempo. Chi è il falso gentleman qui? Allora, io ho una piccola questione da portare a voi, ossia chi che la danza propiziatoria dei gentleman mi ha fatto dedurre che il signor Steffo 2317 non potrebbe non essere l'impostore. Anche confermo. La mia amica Caprotto, che era con me in zona admin. Lei non essere. È per niente credibile. Non mi scusi in questo momento. Devo un po' unire il linguaggio a dove mi trovo, è un po' un problema. Per ora salterò la votazione. Anch'io. Per non buttarla fuori, ma terrò a me. Ho condannato praticamente questo gentleman un po' fasullo. Okay. È un po' sospetto. Sapete che non so parlare. Potrebbe accadere qualcosa proprio da questo lato. Allora, 0. Vediamo se ha ragione. 8. 0,5 fatta. Interessante. Allora, chiunque se la sta giocando bene, perché non sto riuscendo a capire. Ah, vabbè, quindi vuol dire che è un bravo impostore. Sì, la sta gestendo. Però le task procedono e mi sembra anche ad un ritmo però, spedito. Ovviamente non è semplice. No, in questa mappa perché siamo no. pochi. E la mappa la conosciamo bene tutti questa. Conosciamo bene tutti. Di nuovo. Cioè, fate ad andare voi, sono dall'altra parte. Non so se vanno all'altra. Devo andarci io. È meglio andarci sempre. Dai, ci sto andando. Anche perché potrei essere ucciso in questo momento. Mannaggia. Fatto? Sì. Ok, ci stavo andando, per fortuna. Calma, non c'è fretta. Non c'è pressione. Salve. Ah, no, io credo. Acciderbi. Credo. Serie insalata. Déjà vu.
di aver giunto a una conclusione che secondo me il mio primo voto era corretto. E ho... A chi lo diede? Credo lei che... accusa? Credo che sia proprio Ferenike. Credo proprio. Io potrei confermare i sospetti di Marcus. Anche perché Steffel Magnifico... Vi siete messi d'accordo. Chiedo perdono, ma Steffel perché Magnifico... Perché queste sono delle ingiurie. Calunnie. Calunnie. Ma comunque io credo che... Adesso le espongo il prego, motivo. Prego. Steffel Magnifico era in compagnia di Carlotto in qualunque situazione. Ma soprattutto lei non stava facendo l'ossigeno e l'ha compiuto solamente quando io e Steffo l'abbiamo raggiunta nella zona dell'ossigeno. Accidere, che brutto bugiardo lo stavo facendo! Guarda che fai sei terribile. Sei tu e sei un... Lei è un falso bugiardo accusatore e aveva ragione Steff che la stava accusando. No, non scaldiamo gli animi. No. Siamo io stavo facendo monocolo. Il codice, c'è anche la registrazione che lo stavo ripetendo a voce alta e quando mi scaldo non posso più essere un gentleman. Siamo gentleman. Lei è un falso accusatore. Non sento abbastanza prove. Che vergogna. Dobbiamo stare tutti in silenzio. Prepariamo Madame Veronica il funerale. Era... Siete dei pagliacci. Allora, volevo chiedere gentilmente se posso non essere ucciso per primo. No, però io ti ho ucciso subito perché stai camperato in telecamere. Sono con te impossibile allora, giocare. Fere, ti dico una cosa. Mi hai fatto fare uno shorts bellissimo. Ma cioè, è stata il video. La prima cosa che hai fatto. Ho detto, se lui sta lì è impossibile giocare, quindi lo faccio fuori. Comunque la cosa divertente è che siamo capitati io e te e che tu hai copiato esattamente l'ordine delle kill che ho fatto non io. Non l'ho fatta apposta, ovviamente no. Io, allora, come prima kill avevo già in mente, faccio Marci... Perché ovviamente se lui sta lì, tu non puoi più giocare, perché lui si camperà a telecamere. Quindi per forza, per sopravvivenza, dovevo fare quella kill. Ok, al secondo tentativo, ma contento. Bene. Sei troppo in silenzio. Devo... Un po' silenziosa come partita. Correre da questa parte, sto studiando. Un po'... Esatto, non è ancora successo nulla. Vabbè, in realtà è appena partita. Tutti calmi. Ok. Qua possiamo fare... finita. No, l'ho visto! Il mio amico Steffel Magnifico. Buongiorno! Io avrei delle informazioni molto scottanti perché la mia persona ha visto il delitto succedere. Accadere! Io sono passata lì di fronte, ho visto il cadavere di Sir Steffo e ho visto il buon Salad entrare nell'event. No! Accidere, probabilmente. Ma cosa mi combina? Probabilmente potrebbe essere capitato che io non abbia trovato in tempo il tasto per la vent. E quindi potrebbe e quindi essere si conferma successo che la mia... che potrebbe essere signor Salad, se lei vuole autovotarsi noi comunque c'era... apprezzeremmo. Erano presenti troppi pulsanti. non lo trovavo. Anzi, l'ho visto all'inferno. È stato bellissimo perché io l'ho ammazzato. Sono andato sulla vent. Esatto, appena ho trovato il tasto vent, è apparsa Fero. Ho detto: no, io avevo la task proprio lì. Quindi ti hai capito, ta sfiga quello.